Oggi vi voglio proprio parlare della mentalità, di quanto la vostra mentalità, i vostri pensieri vanno a interferire quello che è la manifestazione del vostro pieno potenziale e quindi va a interferire anche per quanto riguarda quello che è la manifestazione del profitto, dell'abbondanza, no? Ognuno di noi ha un potenziale immenso, però quello che ci differenzia ognuna è proprio la mentalità, cioè quali sono quei pensieri che invece vanno a ostacolare quello che è la manifestazione, le convinzioni che si nasconde dietro a il non andare a eseguire una determinata azione. A volte succede che uno dice, ah, no, sai che io non posso manifestare, io non posso vivere in abbondanza perché vivo a Loreto, in provincia di Macerata, no? Quindi quello è una convinzione che io ho che va a interferire con quello che possa essere la manifestazione. E quello che c'è da modificare sono i propri pensieri, sono quelle convinzioni, come dicevo prima, di quello che è possibile. Quando ho iniziato nel 2010, in Italia non esistevano quasi coach, perché eravamo pochissimo, ho deciso di lavorare con le donne, a quel tempo non lo faceva nessuno. Se avesse creduto che le donne non avevano il potenziale, oppure che erano svantaggiate e quindi sarebbe stato impossibile poter lavorare con loro, io nemmeno mi sarei messa in azione per fare proprio questo lavoro. Vedete, non si tratta di potenziale, non si tratta di quello che io ero in grado o non ero in grado di fare, ma quanto io credevo che quello che avrei potuto fare fosse stato possibile oppure no. Il limite del nostro business, qual è il limite della nostra professione? Ti sei mai domandato quanto è il limite dei clienti che puoi avere? Cosa sei disposto a fare per raggiungere ciò che desideri? Le opzioni sono quelle che appartengono al passato, ma si ripresentano nella vita presente attraverso il nostro lavoro. Quindi l'emozione che cosa fa? Va a portare il passato nella vita presente attraverso la manifestazione nel presente, nel nostro lavoro. Quindi tutti gli ostacoli che voi state incontrando e questa mentalità che vi sto dicendo, questi pensieri che vi stanno ostacolando, vengono solo ed esclusivamente dettati da che? Dalla vostra storia, da quello che credete o non credete possibile, da quello che credete o non credete che siete in grado di fare e quel credete o non credete che siete in grado di fare è basato su quello che è la vostra storia, la vostra famiglia, quello che siete riusciti a fare in passato, ma voi non sapete quello che siete in grado di fare. Soprattutto perché avete costruito la vostra immagine di sé su una storia che molte volte non è nemmeno la storia reale, perché il nostro cervello ci mente.